tutti ragazzi, praticamente io sto a inizio video adesso perché vi devo dire che manca la webcam per tutta la durata del video, anche se quando ho registrato il video la webcam stava registrando. L'unico problema è che giustamente il mio telefono ha deciso di non funzionare dopo 40 minuti di registrazione e allora si è spento, non si accendeva più. Quando sono riuscito a riaccenderlo non era possibile più riprodurre il video, quello della mia faccia bellissima, e quindi mancherà la webcam per tutta la durata del video. La mia voce c'è comunque, il video lo metterò comunque perché io ho fatto quasi un'ora di video, anzi 43 minuti di video credo, e non mi va di buttarlo così all'aria e rifare tutto da capo, anche perché se rifarei tutto da capo poi so già cosa succede, non ha molto senso giocarci. Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence! There's a tractor and everything! We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Thanks, but no thanks. Damn, friend. You must be some kind of something if you think you two can survive out there on your own. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence! Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Hey there, Kenny. How's your son doing? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's, but we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. See you.
You having a nice time with Katya Clementine? Yeah. Hey there, girls. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how's that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Back in a bit. Okay, Lee. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, I had to shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? I'm not too close with my family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Thank you.
How'd you get out of Atlanta? I was on my way out anyway. Timing of all this just happened to be right. Huh. If there ever is a good time for the supposed apocalypse. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Fine. Keep your mouth shut. Rude as hell, but what's a man to do? But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse. Before they do, you're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Go! I'll get my gun! Ah, ok, sono ritornato perché io la volevo fare una scelta, volevo salvare quello, non quel coglione del bambino, cioè è normale, no? Però non me ne ho accorto, quindi lasciamo. Io devo fare la scelta per forza giusta, perché poi cambia il gioco. E io non voglio fare scelte sbagliate di salvare quel coglione del bambino. È vero che l'ha salvato già qualcun altro, bastardo tu. Sì, bravo, ma non mi aiuti, no? Sei un bastardo. Cazzo, non lo puoi lasciare e aiutarmi? Cioè, quanto cazzo ci vuole, porca troia? Ma secondo me sei stupido, quello. Mi stava inculando il bambino. Questo, au. Che cazzo devo fare? Che cazzo vuol dire? Sì, assai di fa. Ecco. Che bello. Bambina, vieni a vedere come uccidono forza. Mi sa che è morto. Oh no. Ah, non è morto. Oh, non è morto. Ok, mi sa che sta morendo. Mi ha quasi preso. Sì, lo so, sono un eroe. Cerco di salvarti. Lo sa, ah. Io. No! No! Vaffanculo, no. Mi dispiace.
Ma cazzo, perché hanno ucciso il bambino? Vabbè, manco gli zombie lo vogliono, è capace che dentro la pancia fa parlare con un coglione dentro lo stomaco. Dun dun. Esci fuori, con chi sta parlando? Ah, con quel coglione, sì, vattene. Get the fuck out of here! Bravo, sì. I'm sorry, scusa sto cazzo. You don't get to be sorry. C'ha ragione. You tried to help him. Lo so. Piece of shit, let him die. Io sono... tu sei una merda, ok? È colpa mia, non è colpa di nessuno. Non è colpa di nessuno. You can't blame Kenny. The hell I can't. You watch your back. We can tell it's your daughter and you need his help. Please. Just go. Vai via. Get out and never come back. Walter, prima che ti uccide lo fucile te, non è che scherza, capito? Sono cose toste. Sono cose toste. Beh, grandi. Sembra un coglione. Ah, io lo so, non è che sei, non lo so. Però. Quel coglione del bambino è stato, non Kenny. Che cazzo ha fatto? Cioè, gli ha messo la ruota sopra le gambe, cazzo. Capo cazzo, veramente, sì, no capo mastro. Ma vaffanculo, va. Ah. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. Allora basta così. A posto. Ah, pure io se ne sono andata. No, io non voglio stare con quel bambino. Non ce la faccio. Io non lo reggo, fra poco stoppo il video. Ho fatto un cazzo fa un'ora. Uno con sto bambino, che cazzo si fa? No, non voglio guardare un cazzo. Ah, perché non si capisce che quello è uno zombie, no? Sei gente, sei. Oh. Ehi, tutti Ronaldini. Sì, 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 ti prego, ti prego, ti prego. No. No. Ma perché? Che cazzo fa? Che cazzo sei? No, ma... Vaffanculo. Mette a salvare. Si mette a salvare. A posto. Non tutti si mettono a salvare i bambini. Non possiamo lasciare le persone morire. Quando dico che la porta resta chiusa, non importa cosa, mi fucking mean it. Ci stanno incazzando questi. Non sai chi queste persone sono. Potrebbero essere pericolosi. Eh sì, infatti, molti si parlano in testa. Calmati, signora, siamo a posto. Porca puttana, porca puttana. Ah, porca troia! Joystick del cazzo! What's dangerous is a bunch of people running outside and drawing their attention to us. Lee's right. We're just regular folks. Un altro mini stop per cambiare di nuovo le batterie. Perché quelle che ho preso mi sembra erano scariche. Fuck off! Fa la 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 la. Ciao. Ok, You'll have to excuse her. The hell he or anyone will. This is about survival. Do you guys not see what's happening? Sono tutti morti per terra. Che vivono, anche se sono morti. I have to pee. E piscia. No, che vattene e basta, poi è peccato la bambina. Ok. Sta pisciando addosso. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control these people. È una stronza, ma che cazzo. Just ran out there. Facciamo una torto. I don't give a flying fuck. We're in a war zone. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Sì, sì, è stato morsicato. No. E quindi? Che sono morsicato, cioè non lo so. He wasn't bitten. No, perché? Non stavo leggendo. Scusate. We have to end this now. Vabbè, è stato morso, è stato morso, che cazzo cambia. We'll dig one hole.
scavi un buco. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Wow, quindi chi viene morsicata praticamente muore e diventa un morto. Kenny, sì, spacchiamogli la testa. Ah, io non lo so, mo. Lily, I'll handle this. Ragiona. You need to calm down. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out! Nobody's doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find chiudi quella cazzo di foglia. Get in here. Cazzo. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! Cazzo, ho capito che hai messo il cazzo, bambino. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Va, facciamo se fosse tuo figlio, vai. What if this was your daughter? Never would have happened. Ah, sì. She's not some snot-nosed toddler, okay? Grazie. Cazzo, quello è un bambino, non è una... un adulto. Adulto. I'm gonna kill him, Cat. Ah, oh. Just worry about Duck. Lee. Lee, yeah? Devo pisciare. There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Ah. Lui si hey, I'm not carico. The bad guy here. I'm just no. Looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. Osserva. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. È solo ragazzo, dai. Però lo voglio uccidere, però mi dispiace per Kenny. Anche se mi sta sul cazzo. Sto capendo un cazzo neanche io di quello. E se invece succede? No. 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 You don't touch that boy. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here too. You wanna get violent, your old fuck? Cazzo però. You better have a plan. Sei una testa di cazzo. Before anyone else in here. Oh cazzo. No, 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 no. Cristo. Clementine. Clementine, Clementine. Vabbè, sei un coglione proprio, tu dappertutto casi. Porca troia. Che cosa? Vai, corri. La, 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 la. Ah, puttana figlio di... Vedi che non è facile, porca troia. Chi è stato? Amico. Amico è quello, sì. Ah. Brava. Beh, figlio, okay. Poco disegnata la pistola. Just great, thanks. Guys. Mi sa che stanno entrando, porca poi. State in silenzio. Shhh. Muori tu. Va bene. Vediamo, devo decidere. Però se viaggio con questi non mi conviene voltargli le spalle, quindi tanto il ragazzino io lo uccido io, poi dico che sto qualcun altro, però infarto. Ma è stato morso lui? Ma chi gli prende? Ah, non è stato morso. Pills. Yes, we're out. Siamo a secco. Vediamo, riesco a aiutarlo. Dammi le pillole! Mo' le so al culo. Sono marroni. Però sono sempre pillole. Prego. Beh, andiamo a trovare queste cazzo di pillole. Dove devo trovare? I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. Che cos'è Fort Knox? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. Poi esco fuori, c'è un motel poco lontano da qui verso la fine del Peachtree. Io vado in quella direzione, faccio il giro tra gli altri. Conosci bene la città? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Walkie-talkie. Hopefully. Won't need it. Cool. Clementine's got the other one.
Oh, beh sì, giustissimo. Darlo alla bambina al walkie-talkie, non a lui. La bambina che fa... C'è un coglione che sta parlando dalla radio. Non fa un cazzo. E tu, you keep an eye on that front door. You're our lookout. Doug, you got it. Doug, cazzo è? Ok, Carly, you'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. Da sottoterra. I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Quanto sono coglione da 1 a 10? Quello. Allora. Looks like nobody got a chance to do anything before this all went down. Posto. Facciamo un po' i seri, dai. Esamina il bancomat. Non è danneggiato. Meno male questo posto. Non sta succedendo. Ah. Quindi qua non hanno saccheggiato niente. Quindi dovrebbe stare qualcosa. Barra energetica. Beh, grandi colazioni, super mega barre energetiche, grandi proteine, calorie, tutte cose. Barra energy. Ah, devo dare a lei? Quella mi sembra una barra energetica e non dirò cosa sembra. Perché siamo su YouTube, possono censurarlo. E quindi lascia stare. Vabbè, però con il termine scientifico si può dire tutto. Vabbè, hanno capito, non c'è bisogno, lo dico. Avete capito? Sì, che avete capito. Ok, diamole il pene energetico. Much, l'ho detto. Thank you. Of course. Thank you. The pills are in there. Le pillole sono lì dentro. Vabbè, squash tutte cose. Ah, quelli qua. Quella è la farmacia. Infatti ha scritto farmaci. La farmacia di Parma è questa. Quante altre barre energetiche sono? Guarda se muore intanto. Io a Duck non voglio dare un cazzo. Ok. Vabbè. Uno la do al bambino. We can't let... It's not much, but here. For the boy. Non dire grazie, non dire oh, grazie, thanks, non Lee. Dire grazie. He appreciates. Sì, basta che non fai parlare Duck. Diamogli la barretta. It's not much, but here. Are you sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's really sweet. Oh, ti avevo detto una barretta. Una barretta e cose toste sono. Così tosti. Tosti così. Che cosa sta facendo questa? Guarda la radio. Beh, poi guardare la radio ha molto senso. Allora, vediamo. Qua. Esamina bacheca di sughero. Ok. Cosa... Ok, molto... affruttato proprio questa cosa. Sto sbagliando perché io da poco mi sono svegliato, Mi sono svegliato dopo 10 minuti e ho fatto il video, quindi sto facendo il video ancora adesso. Quindi, facciamo esamina fotografia. Poi, quanto sei figo, va? Uguale. Ok, che cosa... Vabbè, basta. Che cazzo dice? Mi sono impazzito. Che cazzo è Fort Lauderdale? Grande città. Ma io perché scendo sempre più giù? Ok. Fa un caldo della Damon. Ah. Ho alzato il ventilatore. Copies. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? Non voglio parlare con quel coglione. Ok. Non c'è più niente. Parliamo con Clementine. Hey there. Hi. Hi. Glenn. Ah, Glenn è quello che è andato. Posso portarti qualcosa? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Still, huh? Yeah, it wasn't much. I know, Glenn. I'll see if I can find some. Cosa dovrei trovare? Non c'è più un cazzo. Inizio di Glenn? Nothing.
Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. E cavaciure hanno già ucciso e mangiato e adesso sta venendo da mangiare. What? Yeah, I'm fine. I just I'm good. That's good. Ah, sì, così yeah, va bene. I think so. Being good is good. Essere despite buono. The circumstances. Sono yep. buono da mangiare. We'll sit tight. Tante proteine. Ok. Guarda cancello. Ah, devo posso guardare il cancello. There's no getting in there from out here. Modo. That grate does its job. Ma secondo me si potrebbe entrare. Io trovo qualcos'altro a quella bambina sexy. Basta. Beh. No, io devo trovare qualcosa, ma non trovo una minchia. Che è là? It's all melted now. È tutto sciolto. No! Sciolto perché sono gelati. Vabbè. Allora. Mi sa che io devo andare. Wow! Perché mi segue quella? Lo Slender, Mini Slender lo chiamava. I can't think about them in here. Allora ok. Ah, all'oro, quello che si mette la spezia. All'oro, ho capito. This door leads to the back alley. Questa porta sul vicolo. First aid kit. Un kit per pronto soccorso, vediamo. Queste stanno le pillole. Luckily there's nothing I need in here. Ah, per fortuna, sì. Perché siamo fortunati che non c'è niente. Che serve. Questo qua mi sa che vuole morto quello là. Ok, foto. Ma quello sono io. Sono io. Ehi, quanto sono sexy. Oh no. Sono io o no? Sì, sono io. Ah, sì, proprio preciso, va. Find anything? Sono una foto dei vecchi proprietari. Vabbè, più o meno. It's a photo of the family who owned this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. So chi sei? Oh, cazzo. You're Lee Everett. Quindi. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your ah, wife. È vero. This all'inizio. Is your parents' store. Folks quindi around town know the owner's son got himself che a license, mia moglie, but I'm a reporter bene. For WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Oh, un'abilità, essere assassino. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? È l'apocalisse. No. No. I've been sticking to first names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need sono is drama out posso. There. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Adesso scopano. Because if this lasts nel longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Come posso fidarmi di te? Vabbè, io dico grazie. Thanks. Don't worry. Io c'ho l'ombra a quadratini, lo sapete? Allora, vediamo un picca. Ma le cose video, è vero che non le posso cambiare adesso perché sto giocando, però voglio vedere, sta tutto... Ah, no, sta tutto al massimo. L'anti-aliasing. Sta off, qualità ombre sta basso, perché? Eh sì, ma non posso. Ritorno tra un momento. Rieccomi, ho messo le grafica un po' più alta perché tanto credo che regge, infatti. Ma a me sembra uguale. Vabbè. Guarda vicolo. Porca troia.
Quanto siamo? Ah, boh, 30, un po' di meno, non lo so. Forse mi faccio un po' più vicino. Vabbè. Allora, guarda lì che l'ho già visto. Quindi adesso quella sa che io sono un assassino, gli altri quindi non lo sanno. La bambina lo sa perché ha sentito, credo. Non credo che sia così tanto stupida come il bambino mongoloide quell'altro. Qui c'era una foto mia e di mio padre e mia madre, credo. O mio nonno, non lo so. E quell'altro era un dottore, un medico. O mio fratello, boh, che cazzo ne so. E quindi credo che mia madre e mio padre, mio nonno e mia nonna siano stati qua. C'è bisogno, non c'è bisogno qui, credo. Stava la foto, cazzo. Quindi credo che sono morti. C'è un pochino di sangue, quindi credo che sono morti. Anzi, sono morti. Vediamo. Ah, ecco, l'ha detto lui. Ferito? Sì, solo ferito. Poco sangue. Quindi parliamo con lei, si è scandalizzata, se mo mi odia, non lo so. Wow, una scopa! Scopiamo! Non è una scopa. Cioè cos'è? Io ho sparato una scopa. Sì, è proprio una scopa. What's that? Un martello che trofico in testa. This was my dad's cane. He'd zip around here all the time. Was he sick? He was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Cose toste, tuo padre. Like you and your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. I padri sono intelligenti. Non tutti. Ok, Parliamoci. Altri ti sembra siano tutti bene. Everyone out there seem all right to you. Cazzo, sì. Well, cioè, maybe not the sick guy. No, il tipo malato. We'll keep an eye. Chi è? And there was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Ma chi è il tipo malato? Il bambino? Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Basta. I'm gonna keep looking around. Okay. Okay. Mi sa che non c'è un cazzo qua dentro. E quindi? Cioè, che cazzo sono dovuto fare? Ah, per prendere il bastone. Cioè, non lo so. Ah, c'è qualcos'altro. Ecco qua. Un secondo. We gotta clear this door for when we find the keys. Siccome io sono da solo. Io sto da solo in casa, completamente da solo, e io sento le voci. Poi mi cago addosso e scopro che la televisione sta accesa. Quindi, siccome non mi va di andare a spenderla, giustamente. Vabbè, continuo. Allora, porta alla farmacia. Ah, ok. Dobbiamo liberare questa porta, allora liberiamola. Better get this door clear, huh? Can I help? Wait. Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Non ce ne sono cassetti, dove sta lei? Things have been scary, huh? Yeah. Yeah. It's not good. I don't know why everyone is crazy. Bah. Why, Clementine? Nobody does, I don't think. I bet my dad does. Okay. Suo padre sa tutto. I suoi genitori sono andati non so dove quando ho sentito i messaggi al telefono. Do you have kids? Oi, t'avevo detto. You don't have a family? Spostiamo questo affare. Cosa fanno i tuoi genitori? What do your parents do? My mom is a doctor and my dad is an engineer. Ingegnere. What's your job? I teach history and writing and things like that. Like, social studies? Yeah, like that. Lezione civica. You didn't answer my question.
bastardo, right, se ne accorge. Ok. Si apre così. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? Madonna mia. Perché sono morti? Because they're dead. Oh, I'm sorry. You didn't know. I'm just sorry for being mean. Sei cattiva proprio, sì. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. Ho ucciso qualcuno, sì, diciamoglielo. Però la sentivo, però. I got into a fight once. Ah, una risa. And what happened? And it ended really badly. After that I wasn't allowed to talk to my family. That's so sad. Let's move this thing. Ah. Ok. Fatto. Ow! Oh, stai morendo. I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Poi voglio capire come si è fatto a fare male al dito. Però. I'll find you a bandage. Ti trovo una benda. Sangue, che c'è? Una benda. Cazzo fai? Cosa vuol dire questa Let's cosa? Look at that finger. Ow. It hurt. Let's see if we can do something about it. Che cazzo dovevi fare? Cioè, non lo so. About if I press here. Se premo qui. Big owl or little owl? Medium owl. Ah, yeah, medium. Does it hurt when I do this? Vuoi un viewster medio, quindi. No, a little, not too much. You sure? Yeah. Yeah. Ok, indietro. Ok, well, it's not broken. Non è rotto. Però è rotto il cazzo. Vediamo? No, non c'è niente. Sicuro? It's the remote to my dad's TV. Oh, il telecomando. Che cazzo mi serve? C'è la televisione là. Accendiamo la televisione. Molto senso. That's what I figured. Che belle cose che fanno in televisione. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Mi sa che sono morti. Non credo che lo faranno. Lee? Va. They'll, diciamoli che non sono morti, ma sono morti. Yeah, okay. We should keep scusate un secondo, il telefono mio ha smesso di registrare. Allora ragazzi, ho scoperto che il mio telefonino è proprio morto, non si accende più, devo scoprire, devo vedere un po', non lo so, non si accende. Quindi mi dispiace se è durato di meno di quanto ho detto, ma non potevo fare di più dato che il mio telefonino è morto e devo almeno scoprire cazzo cosa è successo. Quindi alla prossima, ciao!